Se diciamo Alta Valtaro, la prima immagine che appare nella nostra mente sono i porcini, quei funghi gustosi e profumati che pian piano si fanno strada nel nostro immaginario, diventando addirittura un goloso piatto da inforchettare. E così, pensandoci ancora un po', quel piatto sta fumando proprio sotto il nostro naso. La mente fa miracoli, lo si sa, è cosa nota. Anche perché purtroppo i porcini di questi tempi non si raccolgono. Fuori Porta, il primo canale podcast che racconta borghi, itinerari e tradizioni italiane per organizzare, nel modo migliore, il tuo tempo libero. Sì, ma per quei porcini che avevo chiesto... Ok che non si raccolgono, ma non li posso proprio avere... Ah, vabbè, comunque, allora, aspettate un attimo. Riproviamo ancora. Pronunciamo Alta Valtaro. Stavolta la nominiamo a voce ancora più alta, magari si palesano anche i porcini. Alta Valtaro! Cosa vediamo? Scarpe comode, una tenuta ginnica e tanta voglia di outdoor. È esattamente così. L'Alta Valtaro sarà la vostra destinazione prediletta per vivere strabilianti escursioni fuori dalle rotte canoniche. E quindi si parte, cammina, osserva, perditi nel verde rigoglioso dell'Alta Valtaro, dove le cascate delle miniere di rame di Santa Maria del Taro vi catapulteranno in una specie di Narnia nostrana. Pensate che non c'è bisogno neanche dell'armadio qua per entrare. Narnia, l'armadio. Oh, ecco, perfetto. E poi ancora l'antica strada di pellegrinaggio, la Via degli Abati. È una valle ricca di percorsi naturalistici, meno noti rispetto alle più blasonate zone montane del nostro paese e quindi tutti da scoprire. Chi preferisce spostarsi a piedi, affidandosi ai grandi conoscitori del territorio, non può che rimanere abbagliato di fronte alla varietà di avventure ideate dalle guide trekking di Taroceno, che prevedono una proposta particolarmente fitta di itinerari da percorrere. Angolo di terra emiliana, tra la Liguria e la Toscana, l'Alta Valtaro è un paradiso per tutti gli amanti della natura che vogliono lasciarsi alle spalle lo stress della città e della vita quotidiana. Sono centinaia i sentieri. Ci sono quelli di montagna che si spingono ai confini regionali. Li potrete percorrere a piedi, in mountain bike o e-bike, tanto i centri noleggio sono davvero tantissimi. Poi ci sono le cime del Molinatico, del Pelpi e del Penna, orgogliose montagne con pareti da scalare, solo per i più arditi però. Per chi ama invece un outdoor più soft, ci sono tantissimi sentieri praticabili, con rifugi e chalet, fino ad arrivare a luoghi incantevoli, come il Lago Martino e il Groppo di Gorro. C'è anche un'oasi WWF, la riserva naturale dei Ghirardi, con centro visite, molte attività programmate e sentieri sempre aperti. Aguzzate i vostri sensi. L'Alta Valtaro non sarà solo un percorso per chi ama lo sport, ma sarà soprattutto un percorso dell'anima. I rumori del bosco, lo scrosciare dei fiumi, antichi cippi. Che rumore metti qua, eh? Non lo sai che rumore mette? Antichi cippi, che rumori fanno gli antichi cippi? Non lo sai. Vabbè, comunque, resti di case, di chiese, di miniere, saranno le tappe dolci ed emozionanti che vi porteranno in fondo a voi stessi. Tutti i sentieri CAI sono ben segnalati e puliti. Ci sono cartine acquistabili o siti web dove si trovano i tracciati. Per tutte le info visita il sito www.turismovaltaro.it. Però, ragazzi, diciamola tutta, cioè, stare sempre in vacanza è un po' noioso. E no, che fate? È un po' noioso, cioè, nel senso, ci si diverte e basta, stai tutto il tempo a divertirti, a riposarti. Cioè, io voglio anche lavorare, perdonate, potrò lavorare? Però è proprio per questo, che in Alta Valtaro ne pensano sempre una in più. Cioè, hanno sempre il coniglio magico che zampetta fuori dal cappello. Ecco, o mi dai il cappello o il coniglio, però, me lo riporti indietro, per favore, uno dei due. Riportami... Vabbè, dunque, rullo di tamburi. La sapete qual è la nostra grande novità? Alta Valtaro non vi ospita solo per farvi trascorrere le vacanze più belle ed emozionanti nel verde che ci possano essere in Italia, ma vi invita a trasferirvi qui per godere di questo luogo nel corso del vostro smart working. È proprio così, panorami mozzafiato uniti a reti velocissime che in un batter d'occhio consentiranno al vostro preziosissimo documento di raggiungere luoghi oltreoceano. Bed and breakfast, case vacanze, biblioteche comunali, tutto è attrezzato per voi.
Basta chiedere e l'Alta Valtaro diventerà il vostro ufficio durante i mesi estivi. Poter lavorare in ambienti così rilassanti, ricchi di natura, di relax e umanità, non potrà che donare quel tocco in più alla vostra professione. E non sarete gli unici a beneficiarne. Pensate ai vostri bimbi. Mentre lavorerete, potranno dedicarsi alle visite guidate, alle escursioni, ai bagni in piscina o alle passeggiate nell'oasi WWF Riserva dei Ghirardi, dove si svolgono moltissime attività interessanti, dal birdwatching alle passeggiate a cavallo. Tutta la famiglia apprezzerà la vostra scelta. Smart Working in Alta Valtaro. Per le case in affitto c'è il sito www.affittinvaltaro.it oppure potete contattare gli uffici turistici del territorio, Bedonia e Borgo Valditaro. Per tutte le info www.turismovaltaro.it. www.fuoriporta.org